Ignition sequence start. 2, 1. Come va tutti quanti? Qui è Jeremy's, è tutto quello che abbiamo visto della freccia dietro il trucco dell'acqua dentro il bicchiere prima, giusto? Riprendiamolo ancora un pochino. Osservate con attenzione la freccia e ditemi se si abbassa o se si alza. Chiaramente la freccia si abbassa. Andiamo a sovrapporlo nuovamente per vedere che l'immagine in definitiva appare più bassa. Perché? Perché osserviamo attraverso un elemento più denso. Mettiamo un orizzonte dietro il bicchiere. Dato che la nostra aria si può vedere come un liquido quando guardiamo da lontano, può essere la causa per cui l'orizzonte si abbassa? Questo orizzonte combacia con la nostra realtà? Vicino, ma qui abbiamo un problema. Vedete la freccia e l'orizzonte che si invertono. L'acqua inverte l'immagine e questo non accade nella realtà, giusto? Oppure sì? Cambiamo il bicchiere con un bicchiere quadrato. Ah, ecco qui. Ora vediamo che l'abbassamento si alza in distanza e non vediamo l'immagine che si inverte. Infatti iniziamo a vedere un po' di effetti della Fata Morgana, effettivamente. Quindi esattamente come si confronta con la realtà? Quando siamo sulla spiaggia e guardiamo l'orizzonte, noi guardiamo attraverso una grande lastra o un contenitore d'aria con una crescente densità. Il che significa che dove vi trovate c'è una densità meno pesante, mentre osservate lontano e attraverso l'acqua la densità aumenta, come abbiamo visto. Le immagini si abbassano. E, se volete qualcosa di veramente interessante, qui c'è del cibo per il vostro pensiero. Voi siete sulla spiaggia, guardate lontano o attraverso l'acqua, vi trovate in una quantità minore di atmosfera e cercate di osservare qualcosa attraverso una maggiore quantità di atmosfera e le cose appariranno più basse. Ora, quando guardate diritto da dove vi trovate in realtà nell'atmosfera più pesante o più densa, e guardando dentro a una parte meno densa di atmosfera diritta sopra la vostra testa, succede che quando capite tutte queste due situazioni frangenti e che tutte e due possono coesistere, comprenderete che tutto succede nella vostra cupola atmosferica personale. Ora abbiamo visto che osservando gli oggetti attraverso un bicchiere quadrato risulta che l'oggetto si vede più basso e che l'oggetto non viene invertito. Ma sappiamo anche che in un bicchiere curvo l'immagine si vede sempre più bassa ed inoltre si vede che l'immagine è invertita. C'è qualcuno da qualche parte che ha visto le cose invertite nella nostra realtà? Sì, sto parlando della controrotazione delle stelle, ma c'è molto di più che ci può aiutare a scoprirlo. Ora potete semplicemente chiamarla follia perché va contro i vostri profondi attaccamenti a credo religiosi e così potete scegliere le spiegazioni delle correnti principali. Invece ti verrà detto che la luce deve essere un'onda e una particella, ha un senso? Mi dicono che la luce viaggia sempre all'immaginaria velocità della luce, ma che rallenta? Come fa ad uscire dalla velocità della luce se rallenta? Non rallenta, diventa una particella e la segue sempre se la velocità della luce decide di danzare con le altre particelle prima di uscire nuovamente come un'onda alla velocità della luce, rompendo la seconda legge della termodinamica, ma chi la misura? Diciamo che abbiamo un contenitore che riempiamo d'acqua, poi spariamo un raggio di luce che rallenta quando colpisce l'acqua, ma poi esce nuovamente alla velocità della luce. Bene, potete credere questo se volete, ho trovato questo una cosa pazzesca. Tipiche teorie ad hoc senza senso fatte per passare come fatti. Ed ora dobbiamo pensare se è possibile che vediamo cose invertite nella nostra propria atmosfera cupola? Bene, semplicemente un'altra domanda che ha bisogno di essere testata, ma una cosa è chiara, tutte le cose in lontananza si abbassano a causa dell'atmosfera guardandoci attraverso, aumenta l'intensità, quindi per chi fa indagini geodetiche devono tenere definitivamente in conto di questo abbassamento, giusto? Tenetelo in conto, no gente, in realtà non lo fanno, no! Anche se lo abbiamo appena dimostrato, semplicemente lo ignorano. Bisognerebbe masticare un po' di verità di questi 400 anni di inganni, se volete. Un saluto!